Buonasera ragazzi, vi dico buonasera perché qui è tardi, sono le 8 e devo andare a cenare. Però prima di cena mi ero promesso di fare il video sulle migliori fonti di grassi. Voglio lasciare le proteine per ultime perché so che a voi palestrati vi piacciono le proteine. Vabbè, fonti di grassi, allora sarà un video un po' diverso dalle fonti di carboidrati perché credo che oltre a un minor range, diciamo, di fonti, sia che utilizzo io sia disponibili, vi elencherò delle fonti, vi dirò in che contesti li utilizzo e diciamo il perché e qualche consiglio che posso darvi, ovviamente, in relazione alla mia esperienza, alla mia conoscenza. Quindi partiamo subito con le fonti di grassi. Allora, i grassi penso sappiate tutti, sono mono, poli e grassi saturi. Ovviamente non parlerò né degli uni né degli altri, ma vi dirò più o meno le fonti che utilizzo e con che criterio proprio in relazione alla tipologia di grasso. Allora, diciamo che io vado a distinguere il grasso saturo all'interno della mia quota di grassi dagli altri due tipi di grassi. Ovviamente gli altri due tipi di grassi vado a variare la fonte. I grassi saturi che utilizzo nella mia alimentazione ora sono prevalentemente uova, sia per una questione di gusto, sia per una questione di vitamine che sono all'interno del rosso stesso dell'uovo, vitamine liposolubili che ritroviamo in quel particolare alimento. E soprattutto perché l'uovo, anche per quanto riguarda, poi ne parleremo nelle fonti di proteine, è una proteina diciamo tra le migliori, se non la migliore, come biodisponibilità. Quindi come grassi saturi utilizzo ogni giorno delle uova, dal singolo uovo alle 4 uova più o meno ogni giorno sono su quelle quote, dipende ovviamente dalla quota di grassi totale. Grassi saturi li cerco di mantenere su un 10-15% in una fase di massa, una quota che sale in definizione perché ho notato che quando vado ad abbassare i carboidrati, se tengo i grassi saturi più alti, riesco a mantenere maggior pienezza muscolare. Stesso discorso per quanto riguarda magari il post-workout di particolari allenamenti. Ora sto adottando una nuova tipologia che vedete nei prossimi video di ciclizzazione durante la giornata dei carboidrati e dei grassi. Per cui in particolari allenamenti, magari di cardio, dopo l'allenamento preferisco utilizzare una quota di grassi, mentre in allenamenti prevalentemente anaerobici con i pesi preferisco utilizzare solo carboidrati e quindi fare un pasto ipolipidico. Per quanto riguarda le fonti di grassi saturi, li consiglio, specie quelle a catena media, come può essere magari l'olio di cocco pre-workout. Questo per una, magari anche per una migliore digestione. Infatti ho notato che ho una differenza di digestione dal grasso saturo al grasso magari polinsaturo, monoinsaturo di un altro alimento. Quindi digerisco molto meglio tre uova che lo stesso quantitativo di grassi derivanti anche dall'olio d'oliva o dal burro d'arachidi. Passiamo alle altre tipologie di grassi, quindi oltre al rosso d'uovo utilizzo anche della cioccolata, quindi che posso mettere nei pancake, l'olio di cocco, la farina di cocco, la carne rossa, tutti alimenti che comunque hanno una buona percentuale di grassi saturi. Per quanto riguarda le altre tipologie di grassi che vi elencherò insieme, penso sia una delle migliori fonti l'olio. Per due questioni, per il rapporto dei grassi monoinsaturi e polinsaturi e per il fatto che in una dieta magari di massa dove abbiamo tanti carboidrati e poche proteine e magari non vogliamo andare a usare molti grassi che ci levano dal fabbisogno proteico delle proteine che magari vogliamo prendere di un valore biologico più alto, andiamo a utilizzare l'olio di oliva che sono solamente grassi. Poi abbiamo la frutta secca e comprendo nella frutta secca anche i relativi burri, quindi parliamo di burro di mandorle, burro di nocciola, burro di arachidi, così come la frutta secca sfusa, le noci che non mangio mai perché non mi piacciono. Un'altra fonte di grassi è l'avocado. L'avocado, se non erro, è molto simile all'olio. Non sono molto esperto sull'avocado perché non lo utilizzo in quanto non mi piace solo nel sushi perché è una dipendenza. E poi fammi, fatemi pensare a altre fonti di grassi che utilizzo.
Sono assolutamente, assolutamente di Omega 3 come integrazione. Utilizzo due capsule di Omega 3 al giorno e cerco di mangiare del pesce grasso almeno 2 volte a settimana. Pesce grasso che per me equivale anche all'orata, ad esempio. Quindi non per forza salmone, non per forza lo sgombro o il tonno. Ovviamente preferisco comprarlo fresco rispetto a quello in scatola che non so quanto può mantenere di questi valori nutrizionali. Ovviamente poi andiamo a contare tutti gli altri grassi derivanti dal resto dei cibi, quindi tutti i derivati, arriviamo alla nostra quota, che vi consiglio comunque di suddividere in una percentuale di grassi saturi da tenere ogni giorno importanti e una percentuale di grassi mono e poliinsaturi. Che poi è una divisione che farete voi. Io ho notato molto, come vi dicevo prima, che con i grassi saturi in una determinata quota, infatti non li abbasso mai, reagisco prevalentemente bene, specie in un contesto di definizione. Quindi, ora che si avvicina l'estate, se volete provare, vi vedete vuoti, quando avete pochi carboidrati, provate ad assumere dei grassi saturi, in quantità maggiore rispetto al fabbisogno normale e vedete se vi trovate bene, poi nel caso fatemi sapere. Quindi io ora vado a montare, vado prima a mangiare olio d'oliva stasera come grassi, poi monterò il video, lo pubblicherò domani, spero anche che questo video vi piaccia. Domani girerò un nuovo full day of eating, molto bello relativo allo sgarro perché mi fanno molte domande relative allo sgarro, quindi noi ci vediamo nel prossimo video.